Salve a tutti ragazzi e bentornati a Make Shosha. Siamo tornati con la modalità carriera di FIFA 22. Il ragazzo di Guidonia è tornato, io sono tornato dalla vacanza, non so se si vede, un po' più colorito magari. Ma chi non va mai in vacanza è la sfiga, perché quest'uomo qua è stato proprio colpito, deturpato, non lo so, dalla sfortuna più incredibile. Ma questo è un anno nuovo, anno nuovo significa vita nuova per il nostro ragazzo di Guidonia, che però ha solamente 7 partite, 0 gol, 0 assist. Stiamo però piano piano scalando le gerarchie del pelato Pioli, che ci sta schierando finalmente in una posizione consona a quelle che sono le nostre abilità, che è il COC, il trequartista dietro le punte. Ora ragazzi, se è vero che ci siamo spaccati un ginocchio, ci siamo spaccati il malleolo, adesso quello che dovremo spaccare sono le partite. Io vi ringrazio per tutto il supporto che state sempre lasciando a questa serie. Cioè raga, è luglio, porca miseria, noi stiamo ancora a giocare a FIFA, ma è seguitissimo. E tutti mi dite: Mike, partala più spesso. C'avete ragione. Quindi ragazzi, sfida per voi: se questo video supererà 40.000 mi piace, questa settimana vi porto ben 2 episodi della carriera. Anche perché dobbiamo ragazzi riportare in alto il Milan. Allora, siamo in Champions League. Il Milan che vi... Milan che vi ricordo ha perso proprio scivolando su una buccia di banana lo scudetto contro il Napoli, eh. Pioli. Finché Schieri, che si terzino e Teo in attacco. In Champions non ce la passiamo bene, ma è appena iniziato il tutto. E siamo tra l'altro in un girone ragazzi di grandissime squadre a livello di storia, perché abbiamo il Real, il Milan e il Benfica. Conoscendo Matteo Serra è il Ben Sfiga. Tutti giochiamo in casa o no? Giochiamo in casa fortunatamente. Io mi gratto le palle ragazzi, perché so già come andrà a finire. Ragazzi, continuate a supportare questo video, ma adesso iniziamo. Ci dobbiamo ripigliare tutto kill con un Oster. Entriamo al 64esimo sullo 0-0. Guardate un po' chi gioca con il Benfica, con Salito Ramos, l'uomo di Mister Spettacolo. Ma non ci interessa. Allora, guarda che difesa ragazzi, Kalulu, Militao, Romagnoli, che sì. Buono, peccato che poi giocavamo con Salamekers, centrocampista centrale. Guarda, quasi quasi ragazzi ci conveniva scalare indietro e riprenderci il posto, perché con Tonali facevamo una bella coppia a centrocampo. Salamandra centrocampista centrale non si può vedere. Poi non lo so, chiedo ai tifosi del Milan o a voi ragazzi, magari che lo conoscete un po' di più, io non lo conosco così bene come giocatore, ma cioè è buono? Cioè, potrebbe giocare lì? Allora ragazzi, esegui un tiro in porta. È regolare. Siamo sullo 0-0. Dobbiamo portare punti al nostro Milan, ma soprattutto dobbiamo far capire a Pioli che un po' gioca con Brahim Diaz. Io sto qui, me la voglio far dare. Benissimo, non me la danno. Ricordiamoci ragazzi che io ho il tira a giro, ovviamente sono conosciuto come l'effetto Serra. Eccolo Matteo Serra, il ragazzo di Guidonia. C'è un lag clamoroso, che succede? Che hanno aggiornato il gioco ragazzi? Ma è lento come la cagarella. Che è successo? Embolo, quello che mi sta per prendere a me. Vai Salama! Salamandra! Vabbè, mai mandato. Stop a inseguire. No, Otamendi ragazzi è un trattore, porco Giuda. Non sono riuscito a superarlo. Bello sto buco Calù. Io non ci sto mai in posizione, bene. Ragazzi, stiamo subendo, Rafa. No, no, Gonsalì. Fatti i cacchi tua. Meite, un ex. Ma ve lo ricordate Meite? Che si è allenato solamente nel Milan. Ah ragazzi, questi sono i nostri momenti, eh. Se riusciamo a uscire da qua. Yeah! Porco due con salita il gordo che si è pappato. Poi un'inquadratura sull'inguine di quella tifosa. Oh, mandami no. Mazza che piedi, Menion. Oh, e fischia ben fallo. Come se stanno a chiavà, porca miseria. Parti, zì. Chi sei? Non lo sapremo mai. Ah, Caio Enrique. Bravo, Caio Enrique. Oh, vede la luce. Aspetta. No, che cazzo era la fate? Che ci fa che si lì? Che ci fa? Ha capito forse il mister, ha capito? No, Gilberto. Fermate Gilberto. Quello è un calcio di rigore grosso come una casa, ragazzi. Matteo. Mandami. Salama. Mortacci de Pippo, quanto sei scarso. Aspettami, cava lì. Non è fuori gioco forse? Che cazzo fa? Cosa ha fatto Serra? Ce l'aveva sul suo piede. Non ci posso credere, raga. No, questa è la maledizione Serra. No, secondo me con l'infortunio mi hanno ricostruito il piede al contrario. Come hai fatto a sbagliarla da qua? Ma come cazzo? Cioè, guarda che piedi hai. No, vabbè. E voi mi direte, Mike, ma perché non l'hai fatta a giro? Capito, ragazzi? Ma volevo tirare una bomba e spacca la porta. Che giuomo Mario, vabbè. Pensate con chi stiamo a pareggiare, eh? Però guardate, ragazzi, ci schieriamo con un 4-4-2, eh? Quindi mi ha messo davanti allora il mister, ha capito? Vabbè, però secondo me ce la possiamo ancora fare, ragazzi. Dai, siamo in 3. Sai che siete in 3? Bravo. Mazza che palla, bruttissimo, orribile, verissimo. Bravo. Oh, andami. Te sbaglia, bravo. Mo ragazzi, mo non la posso sbagliare, eh. Non c'è il coraggio. Stavolta sul sinistro. Pioli dice, ma che mi ha fatto fare? Riviamolo questo. E c'hai ragione, sta affilata. Ancora, che cazzo mi ha parato sto maledetto. Esce Salamandra finalmente, dentro Rebic. Non che sia meglio, eh. Niente. Tira.
Mannaggia il coraggio. Dai ragazzi, la pressione di San Siro. Dai, dammela qua, Rebic. Bravo. Ah, Serra. Serra, manico. Tira. No. Per Materafa. Piatalo, piatalo, è quello là. Mannaggia la trota, ragazzi. Mannaggia la trota. Più pericoloso da fuori che da dentro. Oh, quarto Mark Blanco. No, quello è fallo, Albero. Mamma, falciato. Mannaggia, oh, gliel'avevo messa, ragazzi. Mo perché Cavani c'ha 90 anni. Altrimenti doveva andare dritto per dritto. Dove se ne va? No, sulla bandierina a perdere tempo. Gli va bene un punto a questi. Sti manigoldi. Vai, Marrano. Guarda che cazzo fa Romagnoli, ragazzi. Dici perché non gli rinnovi il contratto? Vai, porti, è tua. Vai, porti, è tua. Oh, raga, questa è la mia azione. Questa è la mia azione. Questa è la mia azione. Chi è Gilberto? È veloce, non lo saprei. Sì. Ragazzi, 90esimo. È qui che si vede la differenza tra gli uomini e i ragazzini. Ma chi la dà? Ma chi la dai? Ma chi la dai? Pippone. La Lulu. Ancora, non è finita, raga. Non è finita. Ma chi la date? Porco due. Vabbè, è ancora nostra, ancora nostra. Datemi sta cazzo di palla. Ok. Bravo, è tutta buona. Vabbè, 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 vabbè. Non sono ancora incisivo, non ce la faccio a incidere. Eccolo qua, Matteo Serra. Si è mangiato due gol, ha avuto l'occasione. Matteo, maglia sporca però. Esce sempre con la maglia bagnata di sudore. Presa a calci pure oggi. Cioè, come gli spiego ai miei figli che ho sbagliato sto gol? Come glielo spiego? Come glielo devo spiegare? Vabbè, ragazzi, spero di essere stato all'altezza. No, il mister si incazza. Ha fatto schifo, c'hai ragione. Tutti un po' disperati, perché questi sono punti persi, ragazzi, in Champions. Vabbè, 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 ragazzi, tranquilli, tranquilli. Mo' abbiamo il Bergamo, ci possiamo riprendere, su. Oh, ragazzi, partita importante, perché se vinciamo ci avviciniamo al Piemonte, eh? Allora, 0-0, come al solito. Ci posso stare, ragazzi. Torniamo a casa. Adesso si vede la differenza tra gli uomini e i ragazzini. Lo so che lo dico sempre, ma stavolta più che mai. Dobbiamo giocare bene. Non stiamo performando, però è pur vero che... Oh, dammela a me. Sì. Ce l'ha sul piede. Ce l'ha sul piede. Ce l'ha sul piede. Gollini, maledetto. Ma perché non te ne torni a cantare una canzoncina? Allora, siamo esterni adesso. Oh, oh, oh. No. No, oddio no. Oh mio Dio no. Va bene, Militao. Oh, però devo dire, ragazzi, che quando abbiamo perso Tomori siamo meno forti lì dietro, eh. Bella. Vai, portiere. Portiere, 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 portiere. Dammela, portiere. Magnan, Magnon. Come cazzo ti chiami? Bravo. Ragazzi, non riesco quasi mai a andare. Vabbè. Non riesco quasi mai a andarmene. Ma noi stiamo giocando con Benasera attaccante, raga. Vedi, vedi, non me ne vado. Bartra. Ho fermato Bartra. Bartra, ragazzi. D'altro questi c'hanno Maddison. Ma che cazzo è diventato FIFA? Una jungla. Però zio Pera, ragazzi. Zio Pera. Non la vedo mai sta palla. Guarda che mentrufolo. Bravo, Salema. Sì! Sì! Siete tutti! È tornato! È tornato! Fammi vedere l'esultanza dopo 100 anni. Il gol liberatorio. Ci voleva un po' di buciaccio de culo, ragazzi. Che è successo? Che è successo? Quello scandalo de Bartra l'ha toccata. E no, pure con le mani, con Lini al bar. Perché ormai, vabbè. Pioli dice: sì, let's go! Mamma mia, ragazzi, liberatorio. Sembrava uno che sta lì che deve andare a fare la cacca. Uno stitico. Cioè, avete presente quelli che stanno là col mal de panza, però non gli esce e c'è il mal de panza? Oh, finalmente Serra. Serra le fila. Però comunque, ragazzi, ancora io trovo scandaloso. Giocavo bene a Serra a TT. Stiamo a fa proprio ridere i polli, eh. Poi dici, perché non vinci? Non lo so, Pioli. Non lo so, mettiamoci Ciro in porta. D'altronde l'ha già fatto, quindi. Ragazzi, ma vedo un Teo finalmente a centrocampo. A terzino sinistro. Bravo, Rebic. Mandami. Bravo, bravo, bravo. Per la doppietta! Oh, guardalo! È il 91esimo! È scriptato! È un giocatore buggato! Tutti sotto la curva! E Milano impazzisce! Per un ragazzo venuto dalla stazione di Guidonia! Porca trota! E non dire porca miseria quando c'è Spitty che esce nell'area! Vabbè, Gollini, ragazzi, è come se non ci fosse! Vabbè! Guardalo, guardalo come la fa girare. L'effetto Serra. L'aveva anche toccata Collini. Ma non basta, non basta, non basta. E si riprende tutto quello che era suo. Sto ragazzo a cui tanto è stato preso. Ha ancora tanto da dare. Godo come un riccio appena nato. 2 gol in 7 partite. Se c'è un momento, un turning point che definisce la storia di un uomo, la storia di quest'uomo inizia adesso. Tra l'altro era una partita importantissima, perché come detto ci dovevamo avvicinare alla Juve. Mamma mia, quando il gioco si fa duro. Questo era un fallo di mano clamoroso. Meno male che abbiamo fatto gol, perché
10 in pagella. Assist forniti, niente. E si arrabbia. Ti ho fatto 2 gol, mister. Guarda come balla Eder Militao, un pazzo furioso. Sarebbe pure una bella squadra questa del Milan, eh. E guarda, guarda come gira sta palletta. Guarda come la fa girare sto ragazzo. Allora, ragazzi, ci abbiamo la partita con il Cagliari. Me la posso simulare velocemente. Ah, giochiamo titolare. Sarebbe la prima titolare, però mi fido del Milan. 3-0, Matteo segna. Sbaglia che si rigore. Poi si riprende. Segna Matteo Serra. Sandy. C'è Sandy con strecchie. Vai così. Siamo anche vicini al prossimo livello. E che vuol dire, ragazzi, che possiamo sbloccare finalmente le 5 skill col piede debole. Che cazzo ho detto? Le 5 stelle col piede debole. Alleniamoci. Dovremmo sbloccarlo già adesso, credo. Livello 15. 6 punti abilità, perfetto. È il nostro momento. Adesso sì che diventeremo prepotenti. Andiamo ai piedi. Fammi vedere questi piedi storti. Piede debole che sale finalmente a 5, ragazzi. Serra, mo non voglio più vedere cose strane. Velocità, siamo velocissimi. Forse passaggi possiamo fare qualcosa in più. Vorrei essere un po' più forte nei tiri, vi dico la verità. Il Milan a caccia di punti arriva a Glasgow con la voglia della grande squadra di andarsi a prendere punti importanti, ma soprattutto questa partita ci racconterà una storia, la storia del ragazzo di Guidonia. Dopo quasi 8 mesi dall'infortunio terribile che l'ha visto praticamente saltare tutta la seconda parte della scorsa stagione, tornata al Milan dopo una brutta esperienza in Germania, stava andando tutto bene fino a quel tragico infortunio. Era la Champions League, il Milan fu eliminato dal Bayern Monaco e proprio in Champions League, oggi, sotto le note della competizione, Matteo Serra ritrova la titolarità, ritrova il posto in squadra, il posto che sempre gli sarebbe dovuto competere, insomma, posto dovuto visto come gioca Pioli. COC, ancora la formazione è un po' strana, ma il COC è lui. Ma occhio al Glasgow Rangers, che mi pare che hanno perso la finale di Europa League. Eccoci qua, Giovanni Van Bronckhorst, grande leggenda anche del Barcellona. Come giocano questi? Fatemi vedere. Con Tavernier, Kent, mamma mia, Haji, figlio della leggenda Haji. Però ci sta Bart Simpson lì dietro. Non ci importa, ragazzi. Haribo e la bontà che si gusta ad ogni età. Forza. Vabbè, dai, regalo, questa la devo vincere. Insomma, vabbè, che sta in Scozia. Sicuramente non è il posto più bello dove andare a giocare a calcio. Soprattutto occhio agli infortuni, ragazzi. Perché se piove e tira vento, a Matteo Serra staccia attento, che si nasconde, vedete, dietro Salem Kerz. E questa è una cosa veramente clamorosa. Io non capisco che ha fatto. Forse esce con la figlia di... non lo so. Comunque, in panchina noi ci abbiamo, ragazzi, Caldara. Più che altro ci abbiamo Leao. Leao non gioca. Vabbè, Serra dietro Correa. Forza ragazzi. Eccolo, Matteo Serra, il ragazzo di Guidonia. Oh, esterno destro. Voci di corridoio dicono che Matteo Serra si sia allenato tantissimo durante le ultime settimane per poter affinare un po' quella laguna dei piedi, no? Piedi un po' storti ultimamente, che hanno portato comunque il Milan a non vincere. Purtroppo non abbiamo vinto perché ci ho avuto 2 piedi come 2 ferri da stiro. Quindi, ragazzi, vedremo se gli allenamenti... Mamma mia, però, Kent è troppo veloce. Avranno messo a frutto. Dai! Mamma mia. Vai, Deo. Supporto, eh. Bello! Ma chi? Sali che sì, sali, fammi spazio. Porco Giuda! Come è scesa sta palla? Eh no, fammela rivedere, McLaughlin. Questo che è tipo il portiere centenne. No, dai! Dai, Mignon! Ma c'ha le mani come il burro! Sta fermo, si è girato. Ho detto, vabbè, no, ma metto sul sinistro. Vabbè, dobbiamo rincorrere, ragazzi, su. Bella, aspetta. Oh, raga, Homer Simpson. Che brutta palla. Allora, forse, ragazzi, se me la concedono, sta palla è la mia. Dammela. Bravo, mi hai visto? Non mi pressano? La fa girare. Non ho fatto girare abbastanza. Vai, Matte. Oh, vai, Matte. Corre. Aspettami, va. Tanto ho capito che non... Che gli ho dato? No! Ma non c'ho parole, guarda. Mamma mia, che tryhardata, signori miei. 1-0 per loro. Serra un po' perplesso perché sta predicando nel deserto, sinceramente. Non so che avrete visto questa partita perché resta molto da mostrare. Oh, siamo passati al 4-4-2 forse. Finalmente ha capito il mister. No, non ha capito niente perché stiamo sempre come prima. Guarda come gliela piazza! Fuori gioco, maledetto, infame. Correa, guarda che... Vabbè, ma uno con quei tatuaggi così stupidi, che deve fa? Orello, mannaggia me che gliel'ho passata. No, sono più stupido io che gliel'ho passata. La sposta! Ma va a cacare! Si dispera Teo, il vero Teo di questa squadra. Vabbè, il tempo c'è, ragazzi, c'è tutto il tempo del mondo. Magari se mi da Cavani invece di sto pippone di Correa. Io devo mandare, guarda. Correa se... Non gliel'ho chiamata, ve lo giuro. Oh, meno male che il portiere è scarso. Corre. Mamma mia.
Vendetevelo, vi prego. Mamma mia, ragazzi, che scandalo del giocatore. Sta cosa che ha fatto è difficilissima. Meno male che ha segnato Correa, vai. Fuori Salamandra, finalmente. Benasera. Vabbè, però Benasera a centrocampo. No, mo perdo così. Magnon, meno male, meno male, meno male. Sto senza birra, ragazzi, sto senza birra. Ma dai, vabbè, Matteo. Vabbè, mi pisellano. Va bene così, ragazzi. Mi sono fatto giustizia da solo. Ancora 1-1. Mi sa. Ti devo dire. Mi sa che la Champions League. Allora, ragazzi, mi simulo questa. Ma ci giochiamo la prossima, che è contro l'Inter. Quindi il derby. Vediamo un po'. Speriamo andò bene. 2-0. Che sì. Chi è l'altro gol? Teo. Teo, che sì. Perfetto. Ho giocato tutta la partita, tra l'altro. Offerta di prestito. L'Union Berlin. No. No. Non ci vado all'Union Berlin. Ho altra offerta di prestito. Al Saint-Étienne. Ma sempre gli stessi, ragazzi. Mi chiamano sempre le stesse squadre. Saint-Étienne. Ci potevamo anche andare, ragazzi, perché sta in Francia. Una squadra della Bundes, una squadra della Ligue 1. Quindi insomma ci stiamo avvicinando. Allora, guarda come gioco. Musiala, Çalhanoğlu, Camara, Barella, Luzzaro. Raga, quando te parte a cervello è così. Chi è Tenas in porta? Non mi interessa, ragazzi. Andiamoci a prendere il derby di Milano. San Siro, Milano. Questo è il derby della Madonnina. Si sfidano l'Inter contro il Milan. Partita fondamentale. Guardate che bella la coreografia con Ronaldo. Facciamo due tiri in porta almeno, è il nostro obiettivo. Vi ricordo che ci stiamo giocando lo scudetto. Siamo veramente vicini alla Juventus, almeno per quanto riguarda il Milan. L'Inter non lo so. C'è una squadra strana. Giocano a tre lì dietro. Che sia la volta buona che il nostro Serra possa avere un po' di spazio, insomma, per poter giocare. Sfida dell'ex anche per Hakan Çalhanoğlu. Vabbè, ormai gli frega più niente a nessuno. Guardate lì Ronaldo che ci guarda. Anche Ronaldo è stato un ex tra Milan e Inter. Chi l'avrebbe mai detto? Dai, raga, sono deboli su. Lì davanti non fanno paura. C'è Lautaro, c'è Zeko. Ma questo è come se fosse il terzo anno. Quindi Zeko sta veramente col bastone. C'è ancora Milan Skriniar. Non so chi sia il portiere. Vediamo un po' come si schierano questi qui. Con Muñain addirittura in panca. Vabbè, D'Ambrosio a guidare la difesa. Dai, ragazzi, gli dobbiamo fa male a Simone Inzaghi, su. Però Musiala, bel colpo, dai. Noi però, ragazzi, siamo un ragazzo proveniente dalla periferia di Roma, Guidonia, lontano da qui. Si va, si va, si va, si va, si va. E il giorno in cui il mister Pioli azzeccherà la formazione sarà un giorno più bello per tutti. Vi ho visto nello spazio. Bravo, 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 bravo. Aspetta, tira la bomba che scoppia e rimbomba. Ottimo assist nello spazio. Matteo Serra, il ragazzo di Guidonia, vede la luce, come vedeva la luce delle guardie quando passavano lì. No, vabbè, vabbè, ragazzi, lui era un bravo guaglioncello, salvato da Mister Spettacolo, dalla paura, dalla noia. Guarda lì. Mazza, Correa, ragazzi, è un cecchino, devo dire. Non corre, però quando gliela metti, vabbè, vedi il suo piede fantasma che attraversa il pallone. Bello, bello, tutto molto bello. 1-0 dopo poco. Ma io ve l'avevo detto che la difesa era troppo scarsa per contenere sti due. Bello lo stop di Lautaro. Bravo. C'è Tonali qui. Oh, ma porca iella. Ancora, ancora. Ma no, ragazzi, facevo sta Eurogol al derby. Mi facevano la statua a Milano. Ehi, fallo, fallo. No, me lo piglio, me lo piglio, me lo piglio. Ah, però non so se lo batto io. No, infatti, non lo batto io. Non sono un grande tiratore. Porca zuzza. Entrava quella. Era finito il derby. Concedimela. E concedetemi sta palla. Niente, abbiamo svilito una potenziale occasione. Mandami, mandami, mandami. Vai Caio, vai Caio. Vai Franco. Bravo. La giro. Era buona, ragazzi. Ma Milan Skriniar fa buona guardia. Lo lascia lì con le fallo, Albero. Beh, ma cioè, allora menamo, se che ne so. Chiamiamo John Cena. Famo una Royal Rumble. Ma sto bucazzo. No, Çalhanoğlu. Bravo, Çalhanoğlu. Bravo, così. Bravo. La fa passare Matteo Serra. Oggi è illuminato dal calcio. Bravo. Dietro. La fa. Traversa esterna. Ancora un palo. Ancora un palo. Questa è la goal line technology. Sul tiro di Matteo Serra. No goal. Dici? Eh beh sì, mazza. Più dentro che fuori. Allora, ragazzi, stiamo sopra. Stiamo giocando meglio. Siamo padroni del campo. Forza Serra, forza Serra. E la Juve pareggia in questo momento col Venezia. Vai, vai, ragazzi. Finalmente è entrato Leao. Porco Giuda, guarda, guarda che gol che ho preso. Ci sta, ragazzi. Ci hanno proprio aggirato. Tic tac, passa da tutte e due le parti. Tic tic, gol. Raga, cioè, sto Camara mi sta ammenando dall'inizio della partita. Però io vedo la luce. Una cosa che non tutti possono fare. Vabbè.
qua ho chiesto un po' troppo. E vabbè, e i tifosi dicono: ma come cazzo si fa? Puzza di momentum, puzza. Sì, che buon puzzo di script. Sì, che buon puzzo di script. Sì, che buon puzzo di script. Portiamoci a casa sto punto che è preziosissimo, guarda. Tutti dietro, per favore, tutti dietro. Non mi fa partire, non mi fa partire. Ma va a cagare, albero, pupazzo pelato. Vabbè, ragazzi, ci poteva stare. Che cavolo, aveva pareggiato la Juventus. Infatti il mister non è molto contento. Però sono stato premiato come miglior in campo, man of the match. Lo nasconde, l'ho nascosto, ho detto porca miseria. No, vabbè, no, non so felice, dai, non so felice. Al di là dei risultati, devo dire, ragazzi, che siamo a 3 punti, quindi ci siamo riavvicinati. Certo, vincendo stavamo a un punto, però sia a livello di prestazioni che a livello di, come posso dire, ragazzi, di squadra, il nostro Matteo Serra sta facendo il suo. Vediamo un po' la nostra squadra. Ci stiamo diventando forti, ma sapete da chi sono stato contattato, ragazzi? Da le major, da degli sponsor, per sponsorizzare degli scarpini, cioè il materiale tecnico. E infatti qua, ragazzi, ho bisogno di voi, perché giustamente il buon Matteo è uno dei maggiori prospetti del calcio italiano. È vero che è un po' sfortunato, però, ragazzi, sta attirando l'attenzione di tanti brand, no? Non solo in campo, ma anche fuori. E allora, questi sono sempre stati i suoi scarpini, fanno oggettivamente cagare, sono un po' vecchi, no? E quindi, ragazzi, abbiamo ricevuto, Mister Spettacolo e l'entourage di Matteo Serra ha ricevuto delle offerte. Le migliori sono ovviamente quelle di Adidas o della Nike, ma potrebbero esserci degli outsider, quindi, ragazzi, andiamo a prendere dei soldoni. Vediamo un po' che cosa ci offre, per esempio, Adidas. Questi non so, bruttissimi, che dite? Vi devo dire, anche se forse per un profilo come quello di Serra andrebbero più degli scarpini che vanno a incentivare la velocità, no? Ah, belli questi, però. Mazza, questi Predator fantastici. Questi sono forse i più nuovi. Però, oh, belli! Io direi, ragazzi, o questi, però questi rossi non sono male, I Predator così sono veramente da campione. Però, vi ripeto, forse non sono quelli giusti. Mentre la Nike, vabbè, questi un po', vabbè, i Mercurial Vapor, la solita roba, ragazzi. Di che colore ci stanno? Belli, questi qui del fenomeno, ragazzi. Questi qui ce l'aveva il fenomeno Ronaldo. Il fenomeno Ronaldo, soprattutto. Vabbè, ci sono questi qui, ragazzi. Nuova linea, Mercurial Vapor, che gli mettiamo? Con o senza il calzino? Beh, cioè, a parte veniamo da questi, ragazzi. Forse li potremmo anche cambiare celesti, no? Celesti sono vecchi. No, ragazzi, i colori nuovi sono questi qui. Ti devo dire, forse questi? Vabbè, ragazzi, abbiamo 2 sponsor tecnici. Possono andare ad aiutare Matteo Serra? Vabbè, adesso li ho messi, ma insomma, fate voi. Suggeritemelo sotto nei commenti. E poi, ragazzi, a me non dispiacciono neanche i Puma, Questi ce l'ho anch'io. No, questi della Puma non mi dispiacciono, Ti dico la verità. Ragazzi, fatemelo sapere sotto nei commenti. Vi do appuntamento alla prossima puntata. 50.000 mi piace, doppio episodio. Un saluto a tutti, amici, alla prossima, ciao, ragazzi.